And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their heads. Ok, ciurma, prima che diciate o pensiate qualsiasi cosa, voglio mettere le mani avanti e dirvi che ovviamente questa non è una serie da prendere sul serio a lungo termine, nel senso che l'ho visto lì, ragazzi, l'ho visto lì sul desktop e me so detta, è sabato, ti tocca fare un gioco a random? Perché non provare a ricominciare? Quell'incubo di Cuphead. Per cui ragazzi, quello che voglio dire è che ovviamente non è che sto iniziando ufficialmente la serie su questo gioco, ma diciamo che è più che altro una sfida personale con me stessa, capite? Nel senso che un po' di tempo fa ho guardato la serie del mio youtuber preferito su questo gioco e mi sono detta, cioè, di sicuro lui è più bravo di me a giocare, su questo non ci sono dubbi, ragazzi, cioè ci potrei mettere tipo non la mano sul fuoco, ma ci butterei sul fuoco su sto fatto, capite? Però mi sono detta, cioè, perché hai gettato la spugna con quel gioco, giocherina? Perché darsi per vinti? Puoi farcela con un minimo e un pizzico di buona volontà e di calma, tu ce la puoi fare. Lo ricomincerò da capo, ragazzi, per una questione, insomma, di, come si dice, di, non lo so, insomma, vabbè, ci siamo capiti. Saltiamo tutta sta questione della storia, bla 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 bla. Praticamente due piccoli fratelli, insomma, per giocare d'azzardo hanno perduto le loro anime, le hanno date al diavolo. E quindi il loro patto è: vi ridarò le vostre anime se in cambio però mi portate le anime di quelli che me le devono. Fine della storia. Non può essere poi così totalmente impossibile, no? Ok, raga, vi ho risparmiato tutta la fase, la breve fase del tutorial, onde evitare di annoiarvi, per cui ricomincia questa incredibile avventura su Cuphead. Grazie, amico, mi ha regalato la bellezza di 3 gettoni, direi di andarli a spendere subito dal porco. Ok, raga, stavolta direi di comprare per primo questo tipo di attacco, che però è più efficace, più che altro a breve distanza, per cui sì, dai, magari ho fatto la cagata più grossa della mia vita, ma è andata. Bisogna prendere delle decisioni nella vita prima o poi. Ecco qua, come sparo bici ho messo questo. Perfetto, andiamo, vai, incominciamo la prima sfida. Ah, ok, questo serve a cambiare arma, perfetto. È uno switch and run, oh merda. Cominciamo bene, ragazzi. Che incubo, per la miseriaccia. Ok, cerchiamo di prendere quanti più gettoni possibili, ragazzi, perché ci serviranno a prendere più armi, quindi comunque avere più possibilità durante il gioco. Incominciamo proprio bene. E vabbè. Ok, questi, ragazzi, si... Pensavo si potesse usare per saltarci sopra come tutti gli oggetti rosa, però evidentemente vale soltanto per quelli che sbrilluccicano, può essere, non lo so. Oh Gesù, e vabbè, sei un pezzo di merda allora. Attenzione, che questi lanciano così malefici. In questo gioco, ragazzi, bisogna avere la bellezza di... Sì, questo figlio della grandissima zona. Oh, e mori, madonna. Oh, vabbè, sti così non esplodono, questo è chiarissimo. E tu devi morire. E mori. Forse sarebbe stato meglio lo sparo quello verde che inseguiva i nostri obiettivi. Probabilmente l'ho detto di aver fatto una cagata, però fa niente, coraggio, dai. Vabbè, ma sempre mi deve colpire sto fungo di merda. Allora, ho detto che in questo gioco bisogna avere non due occhi,
bensì tipo almeno una decina. Per cui cerchiamo di prestare massima attenzione a questo pezzo di cacca. Questo non muore, vabbè, chiarissimo. Ok, va bene, cerchiamo, ripeto, di prestare la massima attenzione, perché è l'unica cosa da fare in questo gioco. Ok, non mi farò uccidere di nuovo da te, non questa volta. Oh, allora, oh merda, oh no, pure quelli volanti no. Vabbè, ma scusate, ma per esempio quel gettone come caspita lo prendo se non posso saltare sopra quella palla? No, sul serio. Vabbè, ma allora sono deficiente io che gli salto sempre addosso. Vedete ragazzi, questo è essere imbecilli. Questo è essere decisamente imbecilli. Vabbè, non colpisco il fungo, mi colpisce lui. Stavolta non mi avrete. Io non ho ancora capito ragazzi sta cosa di ste palle cioè insomma con gli spuntoni, cioè quel gettone. Veramente mi chiedo come dovrei fare a prenderlo. È un mistero della vita. Vabbè, no, è impossibile. No, no, raga, se non gli posso saltare addosso, non posso prenderlo. Eppure ci deve essere un modo, voglio dire. Non è che quelli l'hanno messo lì a caso, capite che vi voglio dire? Eppure ci deve essere un modo. Voglio dire, non è che posso essere così imbecille da... vabbè. Ma perché sti funghi di merda ce l'hanno con me e la mia vita? Perché? Ah, ok. Così si... Alto! No, figlio di una grandissima... No, 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 piano, 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 piano! Ah, pure! Sono arrivata qua con una sola vita! Sto a posto, siamo! Ok. Oh, Gesù! E io che pensavo di essere vicina alla fine, pensate un po' quanto posso essere stronza e deficiente. Ah! Caro il mio fungo, stavolta non mi avrai. Oh, oh, forse è meglio saltare da qui? Non lo so. Oh! Oh, ehi! Alla fine, mamma mia, tanta fatica al primo livello! Si preannuncia proprio alla grande! Li ho presi tutti e cinque, è incredibile! B? Non male, ragazzi, non male, solo il primo livello! Perfetto, possiamo andare al negozio, direi di approfittarne visto che siamo qua. Ok, questo è buono sia a media gittata e dà inoltre un buon danno, una buona soglia di danno, solo che è lento a sparare. A sto punto ragazzi direi di prendere un cuoricino in più, che però ci riduce un pochettino l'attacco, però almeno ci dà una possibilità in più. Il prossimo che prenderemo sarà questo qua, ok. Goodbye! Perfetto, allora... Ok, questo me lo ricordo. Ah, ma sto giocando a regular. No, no, oh. Oh, ecco, iniziamo benissimo. Sto giocando a regular, ragazzi. Non a facile, non me ne ero accorta, perché io pensavo che la difficoltà del gioco si... vaffanbello. Si scegliesse a inizio gioco, invece no, infatti non me l'ha fatta scegliere. Ah, ma comunque di vita è sempre 3. Quindi che cosa mi ha dato effettivamente quel cuoricino? Non ho capito. Vabbè. Minchia che rapido che vai, figlio di una grandissima. Ok, ci ricordiamo ragazzi che possiamo usare anche questo, l'attacco speciale. Vabbè, piangi, si piangi. Uè, uè, sto paio di palle. Sai quante cipolle tagli al lavoro che mi fanno piangere? Sai quante, eh? Questa è la mia vendetta. Muah. Ok, di regola, ragazzi, le gocce rosa si potrebbero utilizzare, insomma, per... Ok, non serve.
Ok, perfetto, fantastico. Oh merda, oh merda! Che cazzarola. Vabbè. Volevo saltare sul verme, però vabbè. Ecco fa. Io, ragazzi, sta cosa sinceramente, vi devo dire la verità, la devo ancora capire sta cosa delle robe rosa, perché certe volte quando ci salto sopra funziona e certe altre volte no, mi fa solo danno. Attenzione al carotone! Ah! 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 Aiuto! Ok. Che icode. Ma sarà servita a qualcosa sta roba? Non lo so. Oh! Ah! Ok. Mi devo ricordare che ho la possibilità di sguisciare via premendo triangolo. Perché comunque può essere utile come roba, eh. Io me lo dimentico sempre, sempre, sempre. Oh, vedete? Può essere davvero utile. Oh. Oh, ecco, vedete? Adesso io l'ho premuto, cioè per sbaglio, diciamo, il triangolo. E mi ha salvato la vita. Ah! Cero! Tu sia maledetto! Farsi ammazzare da una cipolla direi che è abbastanza umiliante. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta! Wow, wow, wow! Caspiterina. Non male, ragazzi, di nuovo B, B, B. Perfetto, abbiamo preso la prima anima. Signor Soldo, hai qualche soldo da darmi? No, non mi ha dato assolutamente niente. Probabilmente, ragazzi, quello che ho comprato appunto lo dovevo mettere qua. Esatto. Quanto posso essere imbecille. Va bene, vediamo che altro abbiamo qua. Ah, Gesù. Ci siamo. Mi sa che questo è quello con le due rane, vero? Ah. No, no. Vabbè, così non ci sbrighiamo mai più, figlio mio. Ecco, me lo ricordavo questo. Cioè che faceva un attacco tipo a tradimento, me lo ricordavo. Il figlio di una grandissima. Mi sa che faccio prima a fa così. Vabbè, questo è proprio ingannare. Non ci siamo. Spara a tua sorella. Ok. Ce la farò? Non ce la farò. Oddio. Oh oh. Ma di che te fai? Di che te fai? Ah! Ok, infatti adesso, ragazzi, abbiamo 4 vite. Solo che questo mi sa che ci ha abbassato un pochettino la potenza d'attacco. Ma che dobbiamo fare? Ma guarda come ha saltato in avanti sto stronzo! Mo' sì che dobbiamo fare attenzione, ragazzi. Oh! Madonna, madonna mia, se sei grosso! Ok, ah, ok. Oh, no, vabbè, così non ci siamo. Madonna. Oh, calma! No, 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 no. No, 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 no. Che non mi devo allontanare troppo. Però se continuo a non colpirlo stiamo freschi qua. Ah no! Perché mi sono alzata? In casi come questo avere i proiettili, quelli che inseguono l'obiettivo, può essere molto utile. Perché in questo caso sono più le volte che non lo colpisco che quelle che lo colpisco, ragazzi. Per cui ci metto il triplo del tempo, capite? Madonna come l'ho evitato. È stato un colpo di culo allucinante, direi. Mi chiedo qual è, non mi ricordo qual è la fase successiva, visto che qua sei così grosso già. Non lo so. Perché ho sprecato l'attacco? Che è successo? No. Vabbè. È finito. Ok, devo restare giù fino all'ultimo. Muovite. Aiuto. Ok. No, no, no. Perché ti inganna, ragazzi, capite? Sto stronzo maledetto. Oddio, pure la lapide. What the fuck? Ah!
Ok ragazzi, se ci sono momenti in cui non parlo è perché cerco di essere assolutamente concentrata, perché cioè veramente bisogna calcolare, ragazzi, gli spostamenti al millimetro, va bene, al millimetro, davvero al millimetro. Tieni, tieni, oddio, 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 al millimetro. Che figlio di una grandissima. Che stronzo, no, davvero. Lasciatelo dire che sei un grandissimo stronzo. Vabbè, ma perché mi si gira dall'altra parte? Ci credo che poi... Che poi ci metto 30 anni. Così non si affronta il gas. Così non si affronta il rigazzo. No, 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 no. Così non si affronta il rigazzo. Così non si affronta il rigazzo. Mamma, 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 mamma. Ce la facciamo? Oddio. Che stronzo. Sì o no? Madonna! Stavolta non mi farò fregare. Non mi farò fregare. Almeno ci proverò. Ecco, sprecato. Che genio che sono. Davvero un genio del male, ragazzi. Ok. Che bisogna, cioè, riuscire a calcolare bene pure il momento in cui iniziare a muoversi, capite? È pazzesca sta cosa. No! No, ma poi quando succede questo hai voglia di schiacciarti un piede, capisci? Perché sei tu che gli sei andato addosso. No. Oh, ma perché devo rimanere sempre con una vita sola? Ma a questo che io dovrei fare, no? Dico sul serio, che io devo fare? Ah, minchia. Devo colpirlo così, siamo a posto. Vaffanculo! Ma vedete, certe volte ci mette più tempo a saltare, certe volte di meno. È stato fatto proprio apposta per far sì che ti destabilizzi, capite? Che stronzoni quelli che hanno fatto sto gioco. Ce la devo fare. Ce la posso fare, voglio dire, no? Cioè, non può essere così impossibile. Vabbè. Sì, sarà impossibile se non posso mai colpirlo. Dannazione. Ci metterò una vita, ragazzi. Devi morire, devi morire, devi morire, devi morire, devi morire, devi morire, che caspiterina, dai, che è impossibile pure colpirlo col super attacco, ragazzi, perché si muove in continuazione. Cioè, posso solo sperare di colpirlo così! Non ho intenzione di morire adesso, eh! Non ho intenzione! Oh. Sì! Che cavolo! Sì! 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 Woohoo! Yaka! Oh! 2 minuti? Madonna, mi è sembrato starci un'eternità! C'è più, dai. Beh, effettivamente mi sembra di starci un'eternità, perché ci sono stata un'eternità, effettivamente. E vai, un'altra anima. Va bene ragazzi, allora vi ripeto quello che ho detto a inizio video. Questo non significa aver iniziato una serie su questo gioco. Se l'idea di vedere video su Cuphead vi piace, potrei pensare magari i prossimi sabati comunque di tornarci a giocare. Più che altro come sfida personale, ragazzi, veramente. Per cui fatemi sapere qua sotto in commento che ne pensate, se l'idea vi può piacere. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!